E questa grossa prevalenza dei tumori. Perché oggi ci sta che si rimane d'Europa. Il cemento che si attacca sulle foglie. Benvenuti a Caserta. In questa città succedono delle cose fantastiche. Tra il 700 e l'800 i Borbone fecero costruire un enorme palazzo reale, con un enorme giardino e un enorme belvedere a San Leucio. Tutti quelli che sono venuti dopo hanno pensato, anche io voglio costruire qualcosa di grande. Così è nato il modello Caserta. Cos'è? Ve lo spieghiamo subito. Oggi costruiremo la tua città ideale. Sei pronto? Prendi una montagna. Fatto? Bene, adesso svuota la montagna. Fatto? Bravo! Ora prendi un secchiello e impasta bene il tutto. Fatto? A questo punto, vedi quel campo lì? Sì, proprio quello fertile e coltivato con alberi da frutto. Fallo convertire in zona edificabile dal tuo politico di fiducia. Fatto? Bravissimo! Adesso puoi costruire il tuo palazzo. Con operai in nero, non spenderai quasi nulla. E ricorda, costruisci sempre un piano in più o una mansarda abusiva. Potrai farli diventare legali con il prossimo condono. Ora che sai come fare, divertiti e costruisci il tuo quartiere dormitorio, il tuo centro commerciale abusivo o il tuo policlinico degno dei più grandi baroni. Ah, e ricorda di riutilizzare le cave riempendole di rifiuti. Ma per completare il tuo capolavoro e mostrarlo agli amici, resta ancora una cosa da fare. Prendi l'ultima area verde rimasta nella tua città. Fatto? Bene. Fai disegnare dai tuoi figli un magnifico progetto in cui dici che quest'area vuoi piantare degli alberi, costruire laghetti, sentieri, prati e dolci giostrine per i bambini. Fatto? Bravissimo. A questo punto non ti resta altro da fare che prendere un pochino di soldi pubblici dalla comunità europea e apportare qualche piccolissima correzione al piano originario. Qualche bel palazzo al posto dei pini, una bella mensa invece del laghetto e qualche posto auto invece delle paperelle. Le ditte degli amici e dei nostri amici trasporteranno il cemento necessario, prodotto con il materiale estratto dalle nostre cave, e la natura per fatto il suo corso. Montagna, denaro. Cava, denaro. Cemento, denaro. Palazzi, denaro. Immondizia, denaro.